Stiamo partendo, è sempre un momento critico perché chiaramente, come si dice in termine, si frigge. Abbiamo già il vento presentato, siamo pronti, siamo anche molto carichi. Abbiamo dei numeri veramente alti, circa 130 juniores e mi sembra 75 cadetti, quindi numeri molto importanti. Il nostro è il trofeo OptiSud, che si svolge in tre tappe. Una si è svolta giù a Termoli, abbiamo questa tappa qui di Formia, la prossima sarà Napoli ai primi di maggio. Questa data di oggi per Formia, per le acque del Golfo, è una data importante. Certamente questa è una delle principali manifestazioni che avverranno nelle acque del Golfo da qui al mese di settembre, dove vedono impegnati almeno 200 bambini in questo momento per un titolo nazionale. Poi a settembre abbiamo addirittura una manifestazione internazionale proprio nelle nostre acque. È un evento che coinvolge circa 200 ragazzi. 220 più. Quindi ha un'importanza sul territorio non indifferente. Sì, indubbiamente sì, sia perché chiaramente c'è una ricaduta anche economica positiva per gli alberghi e tutte le strutture, sia come rilevanza per questo posto che comunque ha già organizzato regate abbastanza importanti sia nella classe Optimis nel passato ma in altre classi olimpiche, tipo nel 2013 abbiamo fatto l'Europeo 470, poi abbiamo fatto un CICO che è tutte le classi olimpiche italiane e l'anno prossimo rifacciamo di nuovo il CICO tutte le classi olimpiche italiane. Quest'anno a settembre faremo la Yacht Cup, che sono tutte le classi giovanili a livello europeo. Chiara, allora, i ragazzi come si preparano per affrontare una regata? Allora, noi facciamo tre allenamenti a settimana, il mercoledì, il sabato e la domenica. La domenica facciamo tutto il giorno, quindi dalle 10 del mattino alle 3 e mezza, 4 del pomeriggio, dove inseriamo la mattina un'oretta di preparazione atletica, chiamata più riscaldamento prima di poter andare in acqua a fare allenamento. Purtroppo è stato un inverno abbastanza difficile, soprattutto al sud, che non è cosa, Ecco, ricordiamo che tu non sei del territorio. No, io sono di Palermo, vengo dalla Sicilia e purtroppo l'inverno non ci ha aiutato, quindi non abbiamo potuto fare veramente questi tre allenamenti a settimana, ma siamo sempre stati limitati dalle condizioni. Ma è uno sport faticoso. È uno sport molto faticoso, è uno sport però in cui conta moltissimo la testa, perché io dico sempre ai miei ragazzi, potete essere fortissimi quanto volete, ma tecnicamente, ma se la testa non funziona non andiamo da nessuna parte. Perché? Perché purtroppo le regate sono molto lunghe, si tratta di fare un'ora di regata dove la concentrazione è una caratteristica fondamentale, in cui bisogna stare attenti agli avversari perché non si regata da soli, ci sono sempre avversari e quindi è fondamentale stare concentrati soprattutto dalla partenza, anzi dalla prepartenza, quindi dal momento in cui si scende in acqua fino alla fine della regata. Innanzitutto viene fatto durante tutte le parti della scuola di vela iniziale, gli viene insegnato a stare in acqua, a stare sulla barca, a imparare comunque a non avere paura delle condizioni del mare e in più gli viene comunque data qualche norma di prima soccorso che eventualmente dovessero aiutare qualcuno, comunque se stessi. Tutti noi sappiamo che se c'è qualcuno in difficoltà non conta poi lo sport, la regata, la vittoria, tutto quanto conta risolvere il problema di un ragazzino. Uno dei miei ragazzini di scuola vela in una regata sociale, niente di importante, ha visto in difficoltà una ragazzina, era primo, si è fermato, gli è andata vicino e l'ha portata fino all'arrivo, ha fatto ultimo con lei, quindi nasce uno spirito di solidarietà elevato. Non si fermano a questa seconda tappa, abbiamo poi delle manifestazioni locali, abbiamo a maggio la Formia per due, che è una
manifestazione che sta crescendo, dove due persone di equipaggio con una barca di altura fanno Formia Ventotene, poi fanno una regata Ventotene e poi fanno Ventotene Formia. E sta avendo un grosso successo anche dal punto di vista della promozione del territorio e anche turistico.